Iniziamo tagliando il radicchio. Laviamo tutte le foglie. Dopo averlo lavato, lo tagliamo finemente. Tagliamo anche la cipolla. Ho messo l'olio nella padella e faccio imbiondire la cipolla. Una volta imbiondita aggiungiamo il radicchio. Aggiustiamo di sale. Mescoliamo e poi copriamo con un coperchio. Dopo pochi minuti sfumiamo con il vino bianco, alziamo la fiamma e facciamo evaporare l'alcol. Al bollore saliamo l'acqua. E buttiamo la pasta. Dopo circa 10 minuti il radicchio è cotto. Spengiamo e lasciamo da parte. Facciamo sciogliere il burro. Una volta sciolto il burro, aggiungiamo la farina. Mescoliamo sempre. E aggiungiamo il latte a filo. Aggiungiamo il latte a filo mescolando sempre, facendo attenzione a non far venire i grumi. Ecco, la besciamella è pronta. La pasta è cotta, andiamo a scolarla. Mettiamo la besciamella nella pasta.
il radicchio, togliamo il budello alla salsiccia. E la sbricioliamo nella pasta. Mettiamo anche il pecorino fresco a cubetti. Amalgamiamo tutto. Imburriamo bene una teglia da forno. Alla fine spolveriamo con il parmigiano. Inforniamo. In forno preriscaldato, ventilato a 180 gradi, dopo circa 20 minuti la pasta è pronta.